Cazzolo ha sempre seguito con passione, direi, i progetti LIFE che come regione, insieme al Consorzio di Bonifica del Bene Centrale, stiamo portando avanti. È un'esperienza ormai che risale a diversi anni fa. Abbiamo cominciato la collaborazione con il Consorzio con il primo progetto, il progetto LIFE RE, legato alla rete idrografica naturale secondaria, diciamo, collinare montana. Oggi siamo qui con il progetto LIFE Rinasce, che riguarda invece nello specifico la rete di bonifica, ma gli obiettivi sono gli stessi, sia nel progetto LIFE RE che nel progetto LIFE Rinasce, obiettivi virtuosi che la regione ha inserito appieno nella propria strategia. Direttore, la nostra struttura, diciamo così, di consorzio si estende su un territorio molto vasto, oltre 3.000 km quadrati di comprensorio che vanno dalla montagna alla pianura, quindi dal crinale fino al Po, e ovviamente sono caratterizzati in pianura da un'alta presenza di opere proprio consistenti in canali, impianti, manufatti, chiuse, casse che noi abbiamo in consegna dallo Stato, dalla Regione, appunto per la gestione, e su cui appunto facciamo l'esercizio, la manutenzione quotidiana e periodica. In montagna, il cui territorio tra l'altro è anche più vasto di quello della pianura, facciamo attività di presidio e quindi facciamo interventi sia sui versanti che sui corsi d'acqua. E preme proprio ricordare che appunto in pianura questo sistema infrastrutturale di opere è assolutamente rilevante, sono oltre 3.500 km di canali, quindi se li mettiamo in fila percorriamo un bel po' di strada. Abbiamo 6 impianti di scolo di rilevante importanza anche in termini di potenze installate e di metri cubi secondo evacuati. Dove, partendo dai beneficiari, il partner del Consorzio Bonifica che è il coordinatore del progetto, assieme alla Regione, il beneficiario associato Emilia Romagna, e poi i tre comuni come stakeholder. Di fatto il progetto ha durato 4 anni, iniziato nel luglio 2014 e terminerà nel 31 dicembre 2018. Siamo circa a metà percorso, tant'è che abbiamo anche consegnato il rapporto di medio termine, che poi vi dirò, e quindi possiamo già fare un'analisi abbastanza attenta e puntuale di quello che è stato fatto in questi 2 anni, che ci hanno visto molto impegnati, però credo che abbiamo già dei risultati interessanti che poi andremo a esporre, e quindi insomma credo che anche con soddisfazione qualche buon esito si possa già vedere. Budget sono 2.076.000 euro, di cui l'Unione Europea ci confinanza. Abbiamo provato a intraprendere per risolvere le problematiche molto importanti e difficoltose che ci ha illustrato prima l'ingegner Zanetti. Dico cose che in parte abbiamo già detto, ma mi è utile ripeterle. Allora, qui parliamo di riqualificazione dei canali, ma non parliamo di riqualificazione, io ho scritto naturalistica pura, cioè non riqualifichiamo i canali con la finalità di creare habitat, forestare, cioè con quest'unica finalità, ma vogliamo risolvere i problemi che ci hanno detto prima, quello di rischi idraulico, di sesto dei canali. Quindi abbiamo messo in campo una progettazione basata su criteri ecologici ma di tipo integrato, cioè che mette insieme che cosa? La risoluzione dei problemi idraulici con il miglioramento ecologico. Quindi la sfida del Life Renasce è proprio questo: risolvere i problemi di alluvione, delle esondazioni, riportando i canali, in questo caso, verso condizioni più naturali. In realtà questo riportando non è corretto, cioè questa strategia tipicamente si applica ai corsi d'acqua naturali che sono stati artificializzati, e la teoria della riqualificazione fluviale, della river restoration, ci dice che per risolvere i problemi idraulici dobbiamo cercare di riportare i corsi d'acqua e i fiumi verso condizioni più naturali, che vuol dire fare 2 cose: aumentare il loro spazio a disposizione, cioè restituire a loro la piana inondabile, che è la parte del territorio che serve per accumulare l'acqua, e l'altro spazio che serve ai fiumi, in questo caso, è quello di una mobilità, cioè i corsi d'acqua naturali si muovono. Che, come vedrete, si compone di tanti elementi. Gli obiettivi ovviamente di questo tipo di attività sono quelli di creare un quadro informativo generale al fine di generare una fotografia anteopera dello stato ecologico di questi corpi idrici, che verrà poi confrontato con il quadro post-opera al fine di valutare se ci sono stati, quantificare se ci sono stati dei benefici a seguito degli interventi.
viene in mente il monitoraggio ambientale. Vedete qui elencati 8 elementi, sia elementi di qualità chimico-fisica, molti elementi di qualità biologica, un elemento di qualità idromorfologica e funzionale. Un'attività come questa, vedete, ho voluto richiamare quello che è caro agli ecologi, cioè la cassetta degli attrezzi, dove ognuno di questi elementi è uno strumento per raggiungere un obiettivo. È naturale che un'attività così complessa richieda l'intervento di tante professionalità, che però devono collaborare tra di loro in modo molto stretto perché il risultato deve essere un unico. Allora, tutti questi differenti elementi sono funzionali al valutare i vari interventi. Non tutti, diciamo così, lo sono. Per quanto riguarda, ad esempio, gli interventi, l'efficacia dei guerrieri allagabili, tutti i nostri elementi di qualità ambientale possono essere utilizzati. Come amministrazione regionale, ex direzione generale ambiente, abbiamo due progetti che stiamo sviluppando in collaborazione con il consorzio di bonifica della linea centrale. Il primo, Life Ready, che terminerà il 31 dicembre di quest'anno, riguarda il reticolo idrografico minore dell'alta collina e della belle colline dell'alta pianura della provincia di Reggio Emilia. Il secondo, il progetto Life Rinasce, riguarda i canali della bassa pianura. L'amministrazione regionale collabora con il consorzio per la realizzazione di tutte le azioni previste dal progetto e in particolare direttamente responsabile per le azioni di comunicazione e disseminazione. Allora, i progetti Life sono progetti a carattere sperimentale e la Commissione europea ha una particolare attenzione per le azioni di disseminazione, perché le tecniche sperimentate vanno comunque divulgate. Ecco, la Regione Emilia-Romagna è da circa 20 anni che cerca di attuare politiche volte a ridurre l'impatto ambientale degli interventi di difesa idraulica. Abbiamo parlando anche giovedì scorso al convegno CISPA, abbiamo individuato 3 fasi. La prima fase è quella dell'ingegneria naturalistica, che è partita nel 94 con la direttiva 39-39. Le prime foto sono infatti da Helsinki, sono da Zoo di Helsinki, dove anche hanno problemi dell'inquinamento dell'acqua. E a sinistra si vede un tipico situazione, no? E a destra c'è un piccolo zona umida che abbiamo costruito. Quindi tutto questo che abbiamo fatto è che di solito nei posti urbani, quando qualcuno costruisce qualcosa, poi finisce natura. E quello che noi abbiamo cercato di fare, infatti, invece di costruire più natura nelle città. Ok, questo progetto è Oasis, lì potete leggere anche il scopo generale, e non posso leggere perché non mi ricordo sicuro, è per promuovere la gestione sostenibile dei paesaggi urbani in modo che gli spazi verdi possano fornire più servizi ecosistemici per compensare e ridurre le sfide in ambiente urbano. Innanzitutto ringrazio il consorzio per l'invito che mi consente oggi di portarvi questa esperienza. Voglio fare solo 2 piccole premesse. Una è che, diciamo, chiaramente oggi parliamo di un corso d'acqua, il caso che presento, non è la realtà dei canali di bonifica del sistema artificiale, però credo che ci sia un punto di contatto molto importante, che è quello di provare un po' a spingere un po' in avanti, appunto attraverso la sperimentazione, l'innovazione, provare a rompere anche qualche fronte culturale. E quindi da questo punto di vista ci sono delle analogie e ci sono delle pratiche che, se si
si dimostrano in qualche modo di successo possono effettivamente anche essere poi diffuse, prese, reinterpretate. La seconda cosa che ho necessità di dirvi è che il mio rapporto con questo fiume nasce prima dell'esperienza amministrativa. È una storia un po' lunga che però mi ha portato, come mi è capitato poi spesso di dire, in qualche modo di trovarmi poi al posto giusto nel momento giusto, e adesso forse tra poco capirete perché. Procedo perché appunto abbiamo un tempo definito e diciamo una storia anche un po' articolata, quindi provo nel tempo che mi è dato a raccontarvela. Il punto di partenza che io prendo oggi è questo brano, uno scritto di Carlo Cattaneo, che in qualche modo pone l'accento su un fatto di cui spesso ci dimentichiamo quando andiamo a parlare di riqualificazione ambientale, no? Proprio perché la riqualificazione, soprattutto dei corsi d'acqua, è nata in un contesto di corsi d'acqua naturali, che quindi in qualche modo si pone il problema di un ripristino di condizioni precedenti, comunque, come è già stato anche detto stamattina, di compatibilità con quelle che sono le condizioni attuali. In realtà non dobbiamo dimenticarci invece il nostro territorio, il territorio della pianura padana, un territorio fortemente artificializzato, ma non negli ultimi 50 anni dalla eccessiva urbanizzazione e infrastrutturazione. Sì, sicuramente questo, come vedremo, crea dei problemi, ma in realtà è un territorio che è modificato, artificializzato da sempre, potremmo dire, tant'è che Cattaneo parlava di una patria artificiale. In particolare il flusso delle acque.